quasi 1000 metri quadrati di uffici suddivisi in tre piani, 45 unità lavorative distribuite negli uffici dei dipartimenti della Presidenza, di Ambiente e Territorio, Formazione e Lavoro, Infrastrutture e Opere Pubbliche e Attività Produttive e Agricoltura. Questi sono i principali numeri della nuova sede della Regione Basilicata, a Lago Negro, realizzata in attuazione della direttiva antisprechi. La struttura si trova in via Colombo, nella ex sede della Forestale. Le spese per l'acquisto e la ristrutturazione dell'edificio ammontano a circa 1.060.000 euro. La Regione risparmierà spese di locazione e gestione per circa 100.000 euro all'anno, perché sono stati disdetti contratti di fitto per 6 diversi appartamenti distribuiti nel tessuto urbano di Lago Negro. E abbiamo patrimonializzato la Regione acquisendo un palazzo che poi era di proprietà anche pubblica, e quindi abbiamo dato a comuni e anche ad ASPA ulteriori risorse dall'acquisto di queste infrastrutture. Allora, ci sono in corso investimenti enormi che riguardano i pacchetti integrati di offerta turistica e le strutture sanitarie, con la costruzione del nuovo ospedale che io spero veramente nelle prossime settimane di poter fare avviare i lavori. C'è stata una lunga e perigliosa vicenda di tipo geologico che abbiamo proprio in questi giorni superato, quindi ci sono investimenti importanti anche su quel fronte.